Ma zio, ce l'hai le foto, non le hai mai messe? Sapete che hanno quasi arrestato Fede e la polizia? Quante pattuglie erano? E un bel po'. Ma cioè, cos'è che è successo? Sì, erano. Gli è andato la multa. Sette pattuglie. Da due macchine. Racconto io, raga. Cos'è che è successo? Racconto io, siamo andati a fare un video. No, non possiamo dirlo, è che volevo far uscire un video io. Ah, davvero? Vabbè, dico solo l'intro. Siamo andati a fare un video in zona industriale. E ci hanno beccato, ma il problema è che eravamo messi un po' in una posizione tipo le paure di una macchina, sì, esatto, a fare le foto, vabbè. E tipo mi sono volati via due punti di patente, ma davvero te li hanno tolti? Sì. Tra due punti. Perché avevi le paure? Sì. Mi chiama Kim Femi. Allora, ascolta, ci sta, cappelli, ma in una situazione del genere in cui stanno andando a due allora così ci sta anche chiudere un occhio. Boh, no, ho fatto proprio noi, infami. Noi, sincero, eravamo nella stessa zona industriale quando abbiamo fatto le foto. Cioè, è passata la pattuglia con le moto stargate lì, sbagliato, sì, senza mascherine. Io ero con la. Io ero e io non mi sono accorto che avevamo la stradale di fianco. Aspetta, che racconto, cioè, la racconto bene, che la clippiamo. Capisci, per fare le ultime fotografie che ho messo sul profilo che mi ha fatto Lele col TM in movimento in cui eravamo stargati. Ovviamente sono andati in una zona industriale dove non c'era assolutamente nessuno, con 10.000 occhi e tutto quello che è. Avevamo il pick up, Ivan guidava, Lele nel cassone e io ero dietro col TM a fare le fotografie. Mentre eravamo lì, non stavo andando, ero fermo ma stavo sistemando la moto. Cioè, è passata accanto tutte la due polizia stargate. E allora io ti dico che ho detto nelle live, anche se non ho niente da nascondere, ogni tanto magari quando vedo la polizia mi viene un attimo in cui dico c'è qualcosa. Ti giuro, sai che in quel caso lì ti giuro che cioè era una macchina normale, ma non perché non mi sono accorto che era la polizia, non so perché, ma proprio dentro di me ero super tranquillo, cioè che sapevo che non stavano facendo nulla di male, eravamo tranquilli, ed era zona rossa, penso, zona rossa, per cui noi in teoria non saremmo potuti stare lì, no, cioè quella. Mi una citazione, io... Bella. No, aspetta, ho un patto per la polizia. Quello è un altro discorso. Stiamo raga, però non lo raccontiamo. Aspetta. Come no? Aspetta, stiamo parlando di un'altra cosa. Una cosa a volta. Mi chiamo comanda lui comunque. E succede che passa, ma... E ci hanno guardati, ma... Proprio, cioè, sono tirato dritto. Non si sono sbattuti, ma... Raga, eravamo agli strascialli. Poi ripeto, perché prima ho detto, ma... stavate parlando. Noi... Era zona rossa, in teoria non potevamo essere lì, in pratica sì, perché per la partita IVA tutto quello che è, eravamo lì per lavoro, effettivamente stavamo facendo uno shooting, per cui sì. Mascherine. Però non hanno rotto molto. Quello stesso giorno, senza entrare nei dettagli... No, vabbè, entriamo nei dettagli. Dai, andiamo, che cazzo ce ne frega. Allora, entriamo nei dettagli, dai. Pick up, due posti davanti. In trenzio non ci stai. No, ma non ci stai, ma perché c'hai cioè il pomello del cambio lì in mezzo, anche volendo, non lo puoi ficcare uno cioè lì in non riesci, giustamente. Te lo giuro. Giustamente. Allora, sì. Dovevamo fare un po' di chilometri. No, beh, quando era? E sette. Ma c'era pure lui in mezzo? Sì, a piedi, fra. Come a piedi? Io ero a piedi. Giuro, per cui mi faccio, bro, piuttosto che andare, ci mettevamo 20 minuti, zio, vai, torni, zio, sì. Ci metti un'ora e mezza. Vabbè, niente. Dico, fra. Io mi dissocio. Sali, andiamo in tre. Fra, lui si tira. Io guido perché guido sempre io. No, all'inizio ero sopra Edo. Era sopra. Sì, no, non ci stavamo perché avevamo i caschi, avevamo sacco di roba. Ma tu ti sei messo il casco, tipo. Aspetta, ci abbiamo anche i video. No, non è vero. Non è vero. No, non esiste. Allora, non sapevamo dove ficcare Lele. Allora, Edo si è tirato tutto avanti, Lele si è infilato dietro, ma raga, il pick up è due posti. È lungo. Tre, quattro posti. La cabina, l'abitacolo è largo così. Sì, c'è un umano, occupa tanto spazio così. Avanzava tanto spazio così. C'era Lele praticamente dentro così. No, cioè, dietro il sedile. Storto. E a un certo punto arriviamo prima di una svolta e faccio. Cioè, proprio silenzio e faccio. Raga, ci sono gli sbirri, me lo sento. Io ho l'olfatto per gli sbirri, faccio la curva. Cioè, proprio davanti a noi. No, il bello è che davanti, ma non è che incrociati, cioè proprio semaforo, prima così, macchina noi e prima macchina loro, proprio in che dovevamo fare così. E loro, state seri. Ma il bello è quello che io faccio, bro gli sbirri, e ne fa, ma che cazzo dici? Ma il bello che era nascosto quello, dietro. Fra. Lui era nascosto dietro, sì. Ma io era palese che nascondessi qualcosa, perché qua c'era la fine del pick up in avanti, ero lì tipo così. Ma non ci sono. Con la faccia. Dai, tira fuori i video. No, io ho un video, ma... Anch'io video. Ah, non posso farlo vedere io, però. Fammelo vedere.
Vabbè, comunque, no, raga, cioè lì c'è, siamo sfasata. Io lì ero veramente spaventato. Anche io ho detto, ma porco Dio, raga, ma scusa, la roba bella. No, ma piccolo, immaginati la scena, ti fermano, che apri la porta e scontri le persone da un posto. No. Cioè. No, ma la roba è che quando io ho detto sta roba qua, ho fatto per dirgli, minchia. Lui non ci credeva davvero, era nascosto dietro. E non vedevo la strada, non raga. Ci credo. Edo, no, frate, lo giuro, frate, ci sono gli sbirri, frate, rimani giù, frate, smettila. Io che li guardavo, figa, mi veniva un botto da ridere, te lo giuro. Così, facevo così, cercavo di guardare, facevo finta niente così. Sai quando vedi gli sbirri? No, sì, sai che dice, ah, poi è già troppo tardi. Mi sa che l'ho eliminato. O comunque, l'hai, raga, no. A me ha fatto troppo ridere il video, quello di Edo, che fa, che c'erano i ragazzi col Porsche, che poi viene incolpato a voi del fatto che stavano facendo. Ah, incredibile. Quelli erano incredibile. Quel giorno lì, raga. Quel giorno lì, raga, minchia, io, cioè, ho visto un video. Eccolo! Sto mattando. Eccolo! Eccolo, eccolo il video. Aspetta, che non chiuderò la live di Barbara. Occhio alle bestemmie. Cioè, le bestemmie, ok, ma il resto. No, ok. Fa vedere. Allora, fa vedere. Lo facciamo vedere. Non lo vedo. No, era la mia faccia, la mia faccia. È bellissimo. No, avevo fatto la clip, la riclippo. Quel giorno lì è successa una roba incredibile. Noi eravamo sempre in una zona industriale a registrare dei video con una macchina. E ci sono sti qua con un Porsche a fare i fighi per fare un video musicale. Ma zio, tra mille parentesi, Porsche non era loro. C'era di uno che è andato lì, ha fatto il video e se n'è andato via. E loro avevano tipo una panda, penso. Ma è sempre, cioè, così. Veramente. Ed era lì a flexare proprio sul Porsche così. So come fa. Un po' soldi, come il video di Rondo, di Lobutello. Cioè, ma una roba veramente ridicola. Veramente ridicola nel vero senso della parola. Arriva la polizia perché la polizia si apposta un attimo. Quelli con la Porsche proprio in quel momento partono e sgasano. Cioè, scannano a manetta. Allora la polizia, vabbè, non li insegue. Viene, va dai tizi. Eravamo con la 45. Lei le basta, sì, mangiare. Va dai tizi che avevano appena finito di fare il video musicale. Gli dice: ma voi conoscevate quelli in Porsche? E questi qua rispondono: no, però quelli lì davanti stavano facendo noi, casino con la macchina. Stavano facendo casino con la macchina. Allora la polizia viene da noi e ci dice: ma ragazzi, ci hanno detto che stavate facendo casino con la macchina. E la situazione è stata genuina perché io e lui ci siamo guardati. Io, lui e Belo, zio, si è scoppiati, cioè, a ridere. Ci siamo guardati, e siamo scoppiati a ridere, abbiamo detto: ma come? E lì proprio, cioè, da quanto si è stati spontanei, il poliziotto, cioè, ci ha guardato a sorriso e fa: coglioni. Sì. Perché si nonostante fossimo lì con la macchina che faceva casino e tutto, ma cioè, sì, si è stati talmente, zio, sinceri nella reazione. È stata così spontanea come cosa. E Belo fa: guardi, con l'accento proprio bergamasco, guardi, sinceramente, a me non me ne frega un cazzo. Però, tipo, noi non riconosciamo neanche quelli là, tornate là dagli altri. Allora, poi avevamo lì il monopattino, ci siamo messi a chiacchierare con la polizia. Sì, è vero, avevamo il monopattino. Stavamo parlando, tipo, del fatto che puoi andare in giro con o senza il casco, così. Però, ci basta.